parigini si affollano al teatro Athénée. Jouvet è stato colpito da un attacco cardiaco. Aveva 63 anni. Sulla punta del suo stile, egli rese moderno il classico e classico il moderno. Tutti l'hanno veduto, almeno sullo schermo. Il cinema verista francese, con opere come Il Quai des Orfèvres, deve anche a lui i suoi successi. Miquette et sa mère. Rivediamo la precisione della sua mimica, la sua misura nell'intensità. Ci pare di riascoltare la sua dizione affilata, l'uso sapiente della sordina, il ritmo senza incrinature. Nella sua ultima tournée americana recitò Molière. Per rappresentare la scuola delle mogli, lasciò scritto, bastano una borsa e dei gettoni. Era il suo credo di regista e di attore, senza arbitri né barocchismi di immaginazione, unicamente al servizio della poesia. È la prima volta che l'applauso tace, dopo che il sipario è calato su Jouvet. Ma il pubblico è immenso. Passa Bidol con la signora. Gaby Morlaix ascolta il discorso di addio pronunciato da Parrot. Ci avete dato, maestro, il gusto della perfezione. Grazie a voi Parigi fu trasformata in questi anni in una favola di sogno. Grazie.